Mister, una squadra che vuole lottare per il vertice deve essere cinica e spietata, soprattutto negli inizi dei tempi. Quest'oggi il Trapani ci ha messo del suo nel trovare le situazioni per andare a segno dopo pochi minuti, sia nel primo che nel secondo tempo, poi ha saputo gestire la partita. E questa è la strada giusta? Non so, noi per esempio oggi siamo stati, sì, come si dice, cinici, però anche autorevoli, nel senso di avere in mano la situazione, di gestirla, di essere decisi quando dovevamo chiuderla. Però, per esempio, lunedì scorso abbiamo fatto secondo me un primo tempo fantastico, dove vincevamo 3-0, poteva finire 5-0 e poi ci siamo un po' seduti e questo ti porta, come spesso accade, a non fare bene. Noi ancora bisogna in totale calarsi nella categoria. La squadra nuova che è stata ricostruita dopo un 5-4 anni che praticamente hanno fatto un ciclo, sono andati terzi e adesso è tutto nuovo e quando sono le cose nuove bisogna avere pazienza. Però è una squadra che ha dei valori, noi chiaro che vogliamo lottare per piazze importanti, però bisogna sempre essere sul pezzo, avere continuità, perché la continuità ci può portare a fare questo. Però la strada, vedo che il gruppo piano piano si sta amalgamando, ma lo dobbiamo dimostrare sempre, non è che sono contento di una partita, una prestazione, io vorrei che questa convinzione crescesse sempre, giorno per giorno. Commissario, si è presentato con un Trapani un po' diverso rispetto alla gara di lunedì, anche nel modulo, soprattutto quanto ha inciso ciò nelle situazioni precedenti? No, noi abbiamo giocato con Catanzaro, abbiamo giocato simile con il 3 dietro. Un 3-5-2 che però quando attacchiamo diventa un 3-3-4. Con questa vittoria e con il recupero anche di una certa dote psicologica, visto la fragilità patita sia nella gara contro il Fondi che nel pareggio col Catanzaro, può ridare linfa e quindi ulteriore rilancio alle ambizioni del Trapani? Sì, ma questo è un dovere da parte nostra, nel senso che, come ho detto, è tutto nuovo, ma noi ci dobbiamo imporre di fare il massimo di questo campionato, di cercare di raggiungere i primi posti, questo sicuramente, cioè questo non è che sfuggiamo da questa idea. Però ecco, nel percorso io credo che la cosa che a me mi interessa è che diventiamo più squadra. Se diventiamo squadra i risultati arrivano. Se diventiamo squadra nell'interpretare le cose, nel saper sacrificare, di essere anche scaltri, di essere furbi nei momenti. E ancora per un periodo non siamo stati così, perché forse ancora pensavamo di essere in Serie B. È un campionato diverso questo. Ora i ragazzi oggi mi è piaciuta come interpretazione, però ripeto, è una partita, bisogna proseguire, sono ancora tante, però se comincia a avere consapevolezza la squadra di quello che sta facendo, io credo che i risultati possono arrivare.